Eccoci, ciao a tutti! Ciao! Siamo tornati, ma chi è vero? Sempre qua siamo stati. Sempre qua siamo stati purtroppo, siamo sempre a casa. E che facciamo? E oggi, indovinate, facciamo il tortano casatiello! Napoletano! Il tortano napoletano! Grasso, specifichiamo questa cosa, che loro ci hanno tanto chiesto. La ricetta del casatiello napoletano autentica prevede lo strutto, cioè la sugna, che noi non abbiamo mai utilizzato nella nostra vita, mai, è vero Pachito? Sì, Pachito è un salutista e ha sempre fatto questo casatiello con l'olio extravergine d'oliva. Quindi adesso vi facciamo la nostra versione di casatiello, quella che facciamo da 40 anni e mangiamo ogni Pasqua. E questo è il risultato, bella in forma, insomma, però è buonissima. Faccio io da 40 e io da meno, perché sennò sarei vecchia. Però ci tengo a dire che è buonissima, è vero, è veramente buona. Sì, vecchio sono io praticamente. Vabbè, non fa niente, se gallina vecchia fa buon brodo, ma chi vecchio fa buon casatiello. E poi notate qua. Ah, questo che è? E questa è la nuova impastatrice, qua frulline. Hai investito, hai comprato un nuovo strumento per i tuoi follower, bravo. L'orecchino l'hai tolto? L'ho come fatto? Qualcuno ha detto che quello è vecchio. L'ho tolto un poco perché sennò si irrita poi. Va bene, iniziamo casatiello. Dell'acqua e dosimetro, una piccola parte la mettiamo qua dentro per sciogliere il lievito. Ah, perfetto. E questo lo mettiamo qua. L'impastatrice, ovviamente si può impastare pure a mano, ragazzi. Sì, non vi preoccupate, sì, che Tachito ha impastato per tanti anni a mano, è sempre venuto un po' di buono. Sale, un po' di sale. Non poco, perché queste casatiello ci vuole, deve essere vuole. Saporito. Versiamo la farina. Noi? Prima l'acqua e il sale, vedete? Sempre così. Poi la farina. Ok. E se invece si e fa... adesso sciogliamo. Se invece si fa a mano, stessa cosa. Stessa cosa. Okay, lo mettete in una ciotola e girate a mano. Col frullino, come volete. Fai che va mangiato una casatiello troppo bella stasera, mamma mia. Okay. Noi utilizziamo la farina zero e diciamola sta cosa perché la farina 00 è troppo raffinata, quindi è meglio evitarla. Quindi prendete sempre la farina zero, ovviamente questa è biologica, meglio se è biologica, comunque non c'è problema, l'importante è che sia zero. E il lievito classico? Il lievito di birra classico. Ok, bello l'extravergine d'oliva, sano e naturale. Lo sciogliamo in quell'acqua che abbiamo preparato. Ah, ecco, l'acqua calda? Tiepida. Tiepida, ok. Vedete? Così, perché sennò è più facile da scioglierlo. Ok. Adesso lo versiamo qua dentro. Ah, semplice. Le ricette che facciamo vedere sono tutte semplici e poi sono tutte buone, saporite, consolate. Mettiamo qua dentro. Ecco qua. Vediamo se impastatrice come fa, come funziona, sono proprio curiosa. Fa rumore però, sì. È rumorosa, è come tutte le cose che girano. A questo punto lo potete fare a mano, o con frullino o con le mani. O a mano, vabbè. Andiamo. Ah, che magnificenza, devo dire la verità. Con le mani sporche. Hai fatto un bello acquisto con questa impastatrice, risparmio un po' di fatica, Pachito? Mm. Veramente. No, ma poi viene pure bella. Molto bella. Anche se anche quando la impasti a mano, se viene comunque buonissimo, sì, quindi sì, non cambia nulla. No. Cambia soltanto che non fai fatica. Ah, guarda com'è bella la nostra palla, eccola qua. Adesso lo dobbiamo far crescere, mettiamolo a crescere. Ah, in questa bella ciotolina un po' di farina sotto, arancione, com'è bella lucida lucida. Siamo qua dentro, lo mettiamo sempre coperto con una coperta calda. Sì, sì. Io nel lo metto sempre spento. Nel forno, come dici sempre tu, va bene. Ecco, quanto tempo deve crescere?
un paio d'ore. È abbondante, soprattutto deve adesso raddoppiare, che deve raddoppiare. È inverno, quindi fa freddo e deve cuocere. Lo coprite e lo mettete a casa. Andiamo! È cresciuto! Ma chi è cresciuto? Sì, sì, è cresciuto, è bellissimo. Wow, è bello! Bellissimo, guarda come è cresciuto! Bravo! Ah, troppo bello. Adesso, da adesso in poi dovete mettere l'olio, qui incominciate a ungere le mani. Ah, ok. Che dobbiamo lavorarlo. Perché l'olio non l'abbiamo messo ancora. Con l'olio lo dobbiamo lavorare. Quindi l'olio quante se ne mette? Un paio di cucchiai. Ah, non proprio tanto. Due cucchiai, no, no, no. Ok. Tutto sano e naturale. Senza esagerare. Senza esagerare, guarda com'è bello. Questo si trasformerà in un fantastico casatillo. Due cucchiai di olio. Uno. E lavoriamo. Lavoriamo un poco. E mo sa da fare che male, ma chi? Mo sì. Ma poi la parte sfiziosa. Ma... Sì, a me piace pure molto impastare. Il pepe? Ah, abbondante. Abbondante pepe. Proprio casatella del strechini chini pepe. Sì, è come se non ci fosse un domani. Io ne avrei messo ancora un po'. E mo mettiamo ancora perché dobbiamo mettere. A me mi piace il pepe. Lo mettiamo ancora. Ma se è bello il verdure. Profumato? Mm? Bello, eh? Ecco qua, quell'altro cucchiaio di olio. Un cucchiaio di olio e una poca pepe. E una poca pepe. Tutto. Oh, e basta, basta, basta! Maccia miseria, ma come ci mangiamo su cosa? Non ci occupiamo, magia. Chini pepe, mamma mia, forse abbiamo esagerato, mamma. Adesso? Questo a volte c'è del pepe che è potente, proprio esagerato. È vero. E che si può fare proprio perché nulla. Non fa niente, così me lo mangio tutto io. Ah, adesso lo stendiamo. Wow, meraviglia. Tenete presente che dovete fare un salsicciotto di questo. Ah, ecco, questa della è la circonferenza pari a quella del ruoto. Del ruoto che avete voi, eh? Ci mettiamo questo Mo mettiamo i salumi. E che cos'è questo? Salumi, però non è i salumi misti che si combinano. L'hai fatto prosciutto così. Cotto, prosciutto crudo, formaggio. Semplicemente, piccante. Quindi poi voi potete mettere mortadella è un po' grassa. Voi potete mettere mortadella, cicoli, salame, quello che volete voi. Noi però sempre sul leggero, e quindi piuttosto che comprare quelle buste preconfezionate lo compra lui, prosciutto magro. Io ho comprato una fetta di prosciutto cotto, una fetta di prosciutto selezionato, l'ho tolto tutto il grasso, senza grasso, tagliato a pezzettini piccolini. Poi vi ripeto, scegliete voi, potete anche semplicemente mettere solo il prosciutto cotto per farlo ancora più leggero, oppure ad esempio potreste mettere solo il formaggio se siete vegetariani. Adesso abbiamo steso e ci versiamo sopra i nostri salumi mischiati, ok. Questa è proprio la nostra ricetta. Questo è il casatello napoletano alla pachito piccante. Quello che facciamo noi da anni ed è buonissimo, veramente. Tutte le ricette che facciamo vedere sono le nostre veramente ricette di famiglia che amiamo e che mangiamo sempre. Infatti io ogni tanto telefono a mia sorella. E lei ti dà le sue molto brava, è molto brava, zia Rita. Zia Rita. La dobbiamo invitare qualche volta a fare qualche video. Lei sa fare tante cose proprio tipiche napoletane. Non leggere. Guardate che guardate, noi abbiamo messo delle cose magre, però abbiamo abbondato. Abbiamo abbondato, sì, sì. Anche perché poi dobbiamo dire la verità: il casatiello si fa a Pasqua una volta, e quindi noi ce lo vogliamo mangiare, ce lo vogliamo mangiare bello saporito, saporito, pieno di roba, eh? Ed è buonissimo. Vedete? Ok, adesso girate e fate un salsicciotto, una specie di panini napoletani. Sì, che noi facciamo anche il video. Salsicciotto, gira, gira. Guarda com'è bellino. È troppo bellino, invitando. Ma mi sta venendo una fame, ma chi? Ma quello veramente fa venire fame. Ma quello veramente ti fa venire una voglia. Madonna, com'è bello, eh. Troppo bello, veramente. Già la faccia è troppo bella, pulita. Puoi sapere che non c'è la sugna, lo strutto, rispetto a quelli che si comprano. Ora guardate il sale.
Dai, sta schizzando tutto l'olio. No. Ok. Bella. Ungiamo il ruoto. Ah, ecco l'olio. Con l'olio sempre, mica la sugna. No, no, la sugna non si usa a casa nostra. Ecco, non esagerate. Va. Un poco ci vuole per non un farla un po' ci vuole, se no si attacca, ecco, è importante. Dobbiamo conservare un pochino di pasta, è vero, guarda, ce l'avamo dimenticati, quindi prendiamola un po' che ci serve dopo per sistemarci le uova sopra, che ovviamente è una cosa facoltativa, però il casatiello proprio prevede queste uova sopra, che è molto buona, che poi vengono cotte a forno, quindi vi consiglio di metterne qualcuno, poi chi se le manda, chi le vuole se le manda, chi non ho. Quindi un po' di pasta lasciatela fuori, che ci serve. Se non è chiuso perfettamente non fa niente. No, tanto quel modo lo dovete mettere a crescere. Adesso, facciamo questa operazione. Mettiamolo nel nostro ruoto, vedete? Oh. Diviamo di circonferenza perfettamente. Perfetto. Come il nostro ruoto. Bravo, saldatelo partite. Per bene. Saldatelo come? Con le mani? Con le mani? No, niente saldato. Va bene, ok. E adesso di nuovo deve crescere. Quanto tempo stavolta? Un'oretta va bene. Adesso un'oretta, quindi anche un po' di meno. Adesso mettiamo le uova. Ah, ecco, lo mettiamo le uova e poi lo mettiamo a crescere già con le uova sopra, eh. Manca poco e lo mangeremo, non vedo l'ora. Uova fresche allevate a terra biologica. Wow, sei grande. Ecco qua. Quattro, noi siamo quattro uova. Però queste si devono sciacquare, eh? Sì, noi le andiamo a lavare. Le laviamo e poi le mettiamo sul nostro casatiello. Raccomando, bella asciutta, eh? Che sennò si attacca tutta la pasta sopra. 2 3 4, ecco, perfetto. Adesso facciamoci quei bei cosettini. Le uova erano queste qua biologiche, rotolini, è vero? Sì rotolini. La ricordo, quando uno è piccolo a casa la guerra ci fa sti rotolini. È vero, tutti quanti volevano i rotolini e si mettono qua per posizionare le uova. Ecco qua, li facciamo così, una crocetta per farli mantenere. Ovviamente vi ripeto, se siete vegetariani, vegani, insomma, se non lo volete le uova, non vi piacciono, potete anche non metterle. È semplicemente una cosa decorativa e poi si fanno molto buoni perché sono al forno e diventano veramente veramente buoni da mangiare. Mi piacciono molto. Eccolo qua, è pronto! È pronto. È pronto sto casatiello? Adesso deve di nuovo crescere. Oh, un'ora e poi lo finalmente lo inforniamo. Andiamo. Ciao! Oh, e com'è cresciuto? Guardate qua! Cioè sta esplodendo! Andiamolo a infornare! Oh, inforniamo! Fallo vedere quanto è bello! È cresciuto tantissimo! Paghita, dai! Inforna! Quasi si mangia! Chi ci vuole una mezz'ora, 3-4 per cuocersi, sì. Mandiamo un bacio, ciao, ci vediamo dopo. Mua, ciao. Eccolo qua, appena sfornato, guardate com'è bello, morbido, tutto dorato, non vedo l'ora di mangiarlo, è vero Paghito? Poi è leggero, senza sugna, fa bene pure, quasi. È buonissimo. Tiè. Pigliatilla, e com'è bella. Ho fatto anche la pizza, che bella. Guarda com'è bella questa pizza. Guardate il video della nostra pizza fatta in casa, ve lo lascio in sovraimpressione, buonissima. Buon appetito, pizza integrale fatta in casa. Ciao, buonasera.